Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo i due Nicola, Nicola 1 e Nicola Bis. Siamo diretti, diciamo, verso Corato, ma in realtà percorreremo una strada serrata che ci porterà verso Andria per fare il giro della Batteg, cioè toccando Trani, che è la città di partenza, Andria e infine Barletta, e poi rientrare ovviamente a Trani. Quindi rimanete con noi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, perché vi siete iscritti, vero? Vicini alla città di Andria. Fra poco arriveremo alla fine della provinciale Andria Biceglie, percorreremo un piccolo tratto di città per poi prendere la vecchia Andria Barletta per scendere all'altra città. Passare l'autostrada in questo ponticello che ci porterà dritti verso Barletta, di cui non vedo ancora lo skyline. Ah, eccola, sì. Oltre a questa barra di protezione alla mia sinistra c'è lo skyline dei palazzoni di Barletta e anche la sua cementeria, ovviamente. Quindi siamo sulla strada giusta. Allora, oggi è un giro non molto lungo, neanche tanto stressante. L'unica pericolosità ci potrebbero venire incontro questi cani. Ma andiamo fuori! Ci tocca salire su questo ponte per sovrastare, credo, la ferrovia Nordbarese. Il problema è che non vedo la ferrovia. Ah, eccola! Stanno rifacendo i binari. Superato la Barletta Corato, ora stiamo continuando la discesa verso Barletta, e da queste parti c'è anche il Ciappetta Camaggio, che abbiamo percorso qualche tempo fa. Vi lascio in alto a destra il link del video, l'ipotetica ciclovia del Ciappetta Camaggio, che non è stata mai realizzata. Invece noi scendiamo dalla parallela e dovremmo arrivare in qualche zona di Barletta, se non vi so dire quale sia. Scopriremo solo vivendo. La scopro io per voi e poi voi vedete il video e vi iscrivete, vero? Bene, come diceva Nicola Pizzi poco fa, siamo arrivati nella ridente Barletta. In realtà ho detto anche all'entrata di Andria, però è ridente, verrebbe da esclamare qualcosa, ma non ve lo dico, perché sono una persona per bene. E dal sottopasso al Vinci c'è una città nella parte del centro. Poi facciamo una piccola sosta
e riprendiamo il percorso verso Trani. Abbiamo lasciato la parte urbana della città di Aversa, abbiamo salutato anche il mio amico Eracleo, ci siamo anche fermati per la torta gelato, gentilmente offerta da Nicola P, e ora siamo in direzione Trani per il far rientro, per fortuna adesso abbiamo il vento a favore. Zona estremamente a sud di Barletta, imbocchiamo la strada che ci porterà verso Ariscianne Boccadoro, si chiama Contrada Paludi. Scendiamo su questo bello sterrato sperando di non far danni, arriviamo alla foce del Ciappetta Camaggio. I canneti mi ricordano molto la strada sterrata che porta alla torre di Torre Quaceto, solo che lì è molto ben tenuta, soprattutto valorizzata turisticamente. Stiamo percorrendo questa strada lungo i canneti facendo da Barletta verso Trani, di solito la facciamo al contrario. La bellezza di questa strada è veramente infinita. Una vera e propria cartolina per il turismo, per il cicloturismo direi. E con il 41esimo chilometro scoccato siamo arrivati sullo stradone che passa da Boccadoro, dalle vasche di Boccadoro. Il percorso dopo una piccola sosta alle vasche di Boccadoro. Piccolo passaggio di quello che rimane dell'Angelini, che a breve sarà completamente demolita e riqualificata con la seconda villa comunale. E qui invece il castello. Anche questa zona man mano verrà riqualificata. Intanto sono iniziati a sorgere i primi ristoranti anche di un certo livello. Per essere un pezzo urbano percorriamo il porto con le sue auto immancabili. Cosa sarebbe Trani senza le auto? E non è la Nutella. E da questa veduta sul lungomare concludiamo il nostro giro. Siamo quota 50 km
Che dici, Dico? Va bene oggi? Ah, un bel giretto, dai. Sempre quasi tutto serrato oggi. Sì, sì, a parte il brivido del cane. Abbiamo provato anche il brivido del cane, anche se lui si è arreso piuttosto velocemente, l'abbiamo, diciamo. Spentato su. Eh sì, perché io ho raggiunto i 40 km orari ed era pianeggiante quel tratto, vabbè. Quindi vuol dire che la gamba c'è quando c'è anche la paura, vabbè. Niente, concluso, siamo a meno di 300 metri di dislivello. Questo è il percorso, insomma, un bel percorso da Trani, Andria, Barletta. Su strade totalmente interne. Sì, prive di auto, pulite anche. Pulitissime. Rispetto agli standard, dai. Sicuramente pulite e anche tutte asfaltate senza buche. Vabbè, voi ci credete, io no. Che dire, se ci fosse una politica sul cicloturismo a livello provinciale poteva essere un itinerario perfetto per unire tutti e tre i capoluoghi, però purtroppo ci dobbiamo rassegnare a farli per conto nostro, però siccome noi non ci arrendiamo cerchiamo di farli conoscere in modo da farli frequentare. Speriamo di riuscirci prima o poi. Video, se vi è piaciuto. Mettete mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo come sempre ogni lunedì alle ore 12 su questo canale. Non mancate. Ciao, alla prossima.